È un ferragosto culturale quello tarantino, oltre alle spiagge prese d'assalto tra spazi pubblici e lidi privati. Tantissimi sono gli stessi tarantini e i turisti che affollano, ad esempio, le vie del Borgo Antico. Ottimi numeri per i due principali attrattori turistici della città. Il Castello Aragonese ha fatto registrare nella giornata di ieri 77 tarantini, 539 persone arrivate dal resto d'Italia e 31 stranieri, per un totale di 647 presenze. Numeri alti rispetto alla media giornaliera classica, anche oggi alle 12.30, 24 tarantini, 227 del resto d'Italia e 41 stranieri, per un totale di 296 presenze, anche se l'afflusso maggiore, ci spiegano, ci sarà già a partire dalle 17. Più di 200 persone, invece, fino alla tarda mattinata, hanno visitato il Museo Archeologico Nazionale MART. Anche qui si registra un segno più, 300, infatti, è il numero giornaliero di media. E chi vuole rilassarsi totalmente dovrà accontentarsi, per così dire, di queste spiagge con acque cristalline.